Pietrini, dove proietta questo successo esterno e che benefici potrà avere sulla squadra, ma in tutta la società? Allora, il mister di solito siamo sempre d'accordo su tutto. Lui è ancora più perfezionista. Io sono contento perché secondo me abbiamo fatto un'ottima gara contro una squadra ostica. È vero che possiamo essere ancora più cinici, però ho visto veramente un bel Grosseto. Attento, che ha creato diverse occasioni, poi bisogna anche considerare che ci sono gli avversari, il Trestina è una formazione che fa la Serie D da tanti anni e è sempre un campo difficile. Abbiamo preso due traverse, ci sono stati due episodi dubbi, molto dubbi in area di rigore del Trestina, per la verità ce n'è stato anche uno in area nostra, secondo me erano tutti e tre meritevoli di calcio di rigore. C'è da dire, per dovere di cronaca, che le prime due situazioni dubbie sono avvenute nell'area di rigore del Trestina, quindi intanto se avesse concesso quelli poi si stava a vedere. Detto questo, mi è piaciuta veramente l'applicazione della squadra e credo che per quanto riguarda la prima affermazione in trasferta non potessimo fare di meglio. Difensivamente, Filippo, siamo stati superbi, abbiamo rischiato pochissimo. Che cosa è cambiato da questa gara alle scorse gare dove rischiamo un po' di più? Non lo so, nel senso, fra l'altro avevamo diverse defezioni nel pacchetto difensivo. Riccardo Cretella credo che abbia fornito un'altra prestazione superlativa anche oggi. Un'altra grande conferma di Carannante che dopo un inizio di campionato difficile si è dimostrato ancora una volta il grande professionista qual è. E mi sono piaciuti anche i giocatori che sono entrati, un ottimo Macchi che veniva dall'errore di Figline, e Giustarini che ha messo spesso in difficoltà la retroguardia del Trestina nell'ultima mezz'ora, quindi diciamo che oggi sono veramente soddisfatto proprio a livello generale sulla prova dei ragazzi. Speriamo di continuare così.